Yeah, I'm in Africa. Yeah, Africa's my home. Damn America and what America faced. Yeah, I live in America, but Africa's the home of the black man. And I was a slave 400 years ago, and I'm going back home to fight among my brothers. Dice, io ero il figlio di un papà che disegnava madonne sui marciapiedi di Louisville. Mamma andava a servizio nelle case. Lui mi disse, se io non avessi urlato all'inizio della mia carriera, nessuno mi avrebbe dato importanza. Mohamed all'epoca spesso, quando tu gli facevi una domanda, prima ti diceva delle cose sulla condizione dei neri e sulle loro battaglie sociali, dopo ti rispondeva alla domanda, cioè cambiò completamente il rapporto fra comunicazione e protagonista. My name is a white people, not Vietcong or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. I giornali incominciarono a dipingere il ragazzo come un esaltato, perché questa amicizia con Malcolm X, questa militanza nei musulmani neri, non era assolutamente gradita alla società americana dell'epoca. Bronze heavyweight champion Cassius Clay at a federal court in Houston is found guilty of violating the US selective service laws by refusing to be inducted. He is sentenced to 5 years in prison and fined $10,000. Quando io lo intervistai per la televisione la prima volta, lui era squalificato appunto perché si era negato di andare a fare la guerra in Vietnam. Perse 3 anni di pugilato, era intorno ai 22 anni che lui era diventato campione del mondo dei pesi massimi, perse una montagna di dollari, non cambiò mai opinione e per tutta la sua vita fu coerente con le sue idee. Lui è stato presente nella società americana in modo marcato. Nella prima guerra del Golfo, per esempio, c'erano un centinaio di cittadini americani sequestrati da Saddam Hussein. Lui prese l'aereo, andò, da musulmano a musulmano parlò a Saddam Hussein, che lasciò liberi i cento e più cittadini americani, che lui riportò a casa. Aveva già il morbo di Parkinson. Quando c'è stato l'11 settembre, il presidente degli Stati Uniti, Bush, gli chiese di fare un giro nel paese per calmare gli animi, perché lui era black Muslim, musulmano nero. Bush gli chiese questo atto di amor patrio, diciamo. E lui lo fece. La sera che lo vidi più felice fu proprio a Atlanta, le Olimpiadi di Atlanta, quando lui accese il braciere e inaugurò le Olimpiadi, che c'era uno stadio intero che piangeva. E lui mi disse, finalmente l'America ha capito che io sono degno di rispetto e non ho mai voluto male al mio paese. Lui diceva sempre che aveva incontrato tutti i potenti della terra, è vero. Cioè lui era un fenomeno che dovunque arrivava si scomodava, re, primo ministro o dirigente sportivo, per stare con lui qualche momento, qualche ora. Mi disse, I want to see the Pope, voglio vedere il Papa. E io credevo fosse una battuta, perché lui è un giocherellone, una persona con un grande senso dell'ironia e anche del gioco. E in quel momento Giovanni Paolo II in prima persona stava tentando di comporre la guerra delle Malvine fra l'Inghilterra e l'Argentina, ed era andato in Inghilterra il Papa e poi doveva andare in Argentina per questa cosa. E io gli ho detto, il Papa è in Inghilterra, torna questa sera, Mohammed, tu credo che questo non sia possibile. E lui
ditegli che c'è Muhammad Ali a Roma. Io avevo rapporti allora col segretario di Giovanni Paolo II, padre Stanislao, e lui dice: vieni stasera a Ciampino che tornano la delegazione con il Papa da Londra. Andiamo a Ciampino e da lontano vedo padre Stanislao che mi fa: come, non è possibile, E poi mi dice: è stato un volo tremendo, anche Sua Santità ha vomitato come tutti. La sera successiva, alle 7 di sera, sono al telefono di casa mia, sono padre Stanislao, Sua Santità ha detto che per nulla al mondo si perde l'incontro col suo campione preferito. Domani a luna venite alla Porta Santa, e siamo andati e si è finiti a parlare di box con Giovanni Paolo II, che diceva: tu non amavi i pugili che ti passavano sotto i colpi, quelli che ti colpivano all'addome, che ti volevano al bersaglio grosso. Lui fa: è vero, così per quello soffrivo Frezier. Il Papa gli dedicò una foto del suo pontificato, quella ufficiale, firmata, e lui tirò fuori dalla tasca una foto sua in posa da pugile e gliela dedicò a Giovanni Paolo II. Stand up, stand up, chop! I can't stand the sight of blood. Especially your own blood. Io all'epoca frequentavo Robert De Niro, che era a Roma per C'era una volta in America, il film di Sergio Leone, e mi chiama De Niro e mi fa: cosa fai? E dico: sono con Muhammad Ali e stiamo per andare. Con chi stai? Con Muhammad Ali. E lui fa: ma stai con Muhammad Ali e non me lo dici, il campione della mia vita, il mio grande idolo. Io vengo a cena con te. Dopo un attimo suona di nuovo il telefono, era Sergio Leone, e dice: ah, figlio della... Sergio era così, molto alla mano. E dice: io dovevo parlare con Bob, che gli devo dire da giorni delle cose importanti, e tu me lo sottrai. Dico: guarda, io non ho fatto niente, io andavo a cena con Muhammad Ali. Con chi? Con Muhammad Ali. E tu vai con Muhammad Ali e non mi porti. Si accoda anche Sergio Leone. Sono sulla porta, suona il telefono di nuovo. Pronto? Pronto. Ora tu dirás che io sono un hijo de puta. Ora tu dirai che io sono un figlio di... Era Gabriel García Márquez, che era a Roma, doveva andare a cena con Leone e De Niro, ecco cosa voleva dirgli Leone, e aveva ricevuto la notizia che non c'era più l'incontro perché De Niro andava a cena con Muhammad Ali. Morale, siamo finiti tutti da Checco e Carrettiere, e mi ricordo che gli uomini stavano tutti in un tavolo, tutte le compagne e le mogli stavano al tavolo accanto perché non dovevano disturbare gli uomini che interrogavano solo Muhammad sui suoi match. Lui che ci raccontava tutto e Gabriel García Márquez che commentava: parece un cura, sembra un sacerdote. Eravamo ritornati tutti bambini. When I get to Africa, we gonna get it on because we don't get along. I wanna eat him up. Too much speed for him. Too fast. Too fast. Give me that. I say, I'm a retired heavyweight champion of the world. I'm gonna retire the heavyweight champion of the world. September the 25th, the world will be stunned. That's right. If you think the world was surprised when Nixon resigned, wait till I kick Fulman's behind. Io ero sotto il ring a Kinshasa, la folla gridava: Ali Bobaye, Ali uccidilo, perché ormai il match era andato oltre l'interpretazione normale. Lui era il nero che riscattava la schiavitù. La sera prima del match, alle operazioni di peso, Ali suonò perfino i bonghi. Invece il povero Foreman arrivò col cane lupo con cui stava sempre, come se avesse paura di tutto, cioè
come mi disse poi Mohamed Foreman, il match lo perse prima di combatterlo. Fu rinviato d'un mese il match per un infortunio in allenamento di Foreman. Ali mi dava appuntamento alla casa che aveva affittato davanti al fiume Congo per dirmi: questo è il fiume dei miei avi, da qui sono partiti schiavi, per quello la piazza di New Orleans dove arrivavano si chiama Congo Square. Foreman invece era un nero fuori dal suo paese. Fu veramente il match della storia, perché lui, che sapeva di non avere più la velocità di quando era più giovane, impostò il match sul fatto di, per 5-6 round, lui si parò solamente dai cazzotti di Foreman. C'erano 40 gradi di calore e 90 d'umidità. Lui sapeva che a un certo momento, con questo frenetico tentativo di tirar cazzotti, che era in quel momento lo stile di Foreman, o che aveva scelto per quel match, quel modo di essere sarebbe finito. Dal quinto round in poi Foreman non era lui in difficoltà con le braccia basse. Fu uno scherzo per Mohamed mettere KO. Lui non aveva cazzotto da KO Mohamed, ma mise KO Foreman, perché aveva fatto consumare Foreman da solo, capisci? Un capolavoro tattico proprio. Io mi ricordo che all'operatore che era con me, Gualtiero Brescini, come cadde Foreman, gli dissi: andiamo negli spogliatoi. Arrivò Mohamed con Angelo Dandi. Angelo ormai era come mio fratello e mi dice: vieni dietro. Lui arrivò davanti alla porta e non ci volevano far entrare, ovviamente, e lui diceva in calabrese, non so perché, in calabrese: chi ste frate mie, chi ste frate mie. Morale, filmammo Mohamed sul lettino dello spogliatoio con la moglie Veronica Porsche, e lui che ripeteva: questa sera sul ring non c'ero io, c'era il mio Dio, questa sera sul ring non c'ero io, c'era là. I'm asking you in a nice way. The world is watching, and I want to have a lot of. I want you to respect it, and I would like for you to call me by my name now. Muhammad, Mahalo Ali. E quando gli dicevamo di com'era dolorosa la seconda parte della sua vita, lui mi ha detto: il mio Dio nei primi 40 anni di vita mi ha dato così tanto che se adesso mi toglie qualcosa sto sempre in pari con la vita. Non lo ha detto un grande poeta o un grande politico americano, l'ha detto un pugile. Everything good in the authority was made white. We look at Jesus, we see a white with blonde hair and blue eyes. Now I'm sure if there's a heaven in the sky and the color folks die and go to heaven, and where are the colored angels? They must be in the kitchen preparing the milk and honey. I took my step back because I am a Muslim. There are 750 million more that believe just like me. Why are we called Negroes? Chinese are named after China. Cubans are named after Cuba. Russians are named after Russia. I'm not saying and we slaved and died. And we fought in all the wars. And we still fight now. And still a nigger. What country is named Negro? I'm not burning no draft cards. I still have it. I'm not laying on the Pentagon steps. I'm not hanging statues of Lyndon Johnson. I'm not burning American flags. I'm only following the law. But I would like to say that there is another alternative. And that alternative is justice.